posti in classifica per i Nova Fete che sul campo ostico del Savio compie il colpaccio di giornata. La formazione di Fabri gioca a rischio ed esegue il sorpasso al fotofinish nonostante la superiorità numerica. Il Savio esprime un buon calcio ma paga caro all'espulsione di Storti. Qualche dubbio sul gol annullato a terzino ospite, Cupi rimane, ma andiamo con ordine. In avvio parte subito forte il Savio, Mancini apre per D'Amico, il cui diagonale termina a lato. Al primo vero affondo i Nova Fete appassa, Muratori appoggia per Stefanelli, nazionale sammarinese a tempo di calibrare il mirino e di trovare l'angolo vincente e l'abbraccio dei compagni. 1-0 e quinto centro in stagione per lui. La risposta del Savio è affidata alla acrobazia di Mancini, ma Semprini blocca senza problemi. Da punizione arriva allo schema che porta alla conclusione sotto misura Magrini, ma l'attento Semprini ci mette una pezza. In chiusura di tempo, Storti perde staffa e testa calpestando Muratori. L'arbitro non esita ad estrarre il rosso, Savio in 10 uomini. Il replay a cura di Lisa Drudi ci mostra l'irregolarità da parte del numero 6. A inizio ripresa, Balducci chiama l'intervento in corner a Giordani, che deve ripetersi nel bloccare in due tempi il tiro dalla distanza ad opera di Mamutai. Nel momento di maggior pressione il Nova Fete subisce il pareggio, gran gol di Savini che trova l'angolo vincente sul quale Semprini nulla può. Il replay a cura di Sadrudi dà il meritato tributo al gesto atletico del centrocampista in maglia numero 8. Il Savio rischia il sorpasso, Mancini allarga per D'Amico che mette incredibilmente a lato. È la stessa azione successa già in avvio di gara. Lo stesso Mancini, servito al centro dell'area di rigore, di testa spedisce la sfera tra i guantoni di Semprini. Il Nova Fete dall'altra parte trova il vantaggio con Cupi, ma il suo colpo di testa viene vanificato dal direttore di gara. Gol annullato. Elisa Drudi prova a spiegarci attraverso i replay il motivo di tale decisione. Lo stesso terzino si ripete qualche minuto più tardi quando Giordani si salva grazie al contributo del palo. Ma al terzo tentativo il Nova Fete appassa. Altro bel gol, questa volta è ad opera di Balducci, a Rapi per Baldini, appoggio proprio per l'ex Pietracuta e gol dei tre punti. Poi via la gioia con i tanti tifosi gialloblu giunti a seguito della squadra anche una giornata piovosa come questa.